Il 12 novembre di ogni anno sarà celebrata in Sicilia la giornata in memoria delle vittime nelle miniere. Lo ha deciso il governo regionale che ha votato un apposito disegno di legge da trasmettere alla presidenza dell'Assemblea regionale siciliana subito dopo la pubblicazione. Con l'iniziativa si stabilisce che, in occasione della giornata regionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime. Si è scelta questa data perché coincide con il giorno della tragedia, avvenuta nel 1881 nella miniera di Gessolungo in provincia di Caltanissetta, quando a seguito di un'esplosione ci furono 65 vittime, tra le quali 19 ragazzi. Si calcola che dall'Unità d'Italia agli anni 60 del secolo scorso siano stati circa 350 i siciliani morti all'interno delle miniere nell'isola. Il provvedimento, dichiara il presidente della regione Nello Musumeci, ha lo scopo di conservare e rinnovare la memoria di tutti quei siciliani ovunque nel mondo deceduti tragicamente all'interno delle miniere, in disumane condizioni di sfruttamento e senza alcuna tutela. Erano soprattutto carusi, ai quali era stato espropriato il diritto alla dignità umana, nella indifferenza, se non nella complicità, dei governanti del tempo. Una pagina vergognosa, commenta ancora Musumeci, alla quale possiamo porre parziale riparo solo con il ricordo e la preghiera. Sono certo che il Parlamento siciliano vorrà condividere unanimemente la proposta del governo. Spingevano il carrello e infilavano i carrelli dentro quella porta e infilavano il carrello dentro questa gabbia, questo ascensore, e scendevano in fondo. E ce n'è una da questo lato e una dall'altro lato. Quanto metri scendevano? Qui si arrivava anche a 180-200 metri, scendevano in profondità. Negli anni 60 le miniere furono chiuse perché sono diventate economicamente, non era conveniente più fare estrarre lo zolfo in questo modo, perché appunto in Sud America si brevettò il sistema fresh, diciamo che si fa un pozzo artesiano, si spara il vapore caldo, lo zolfo si scioglie e poi si va a prendere già fuso. Non c'è, mentre qui invece si doveva picconare, si dovevano prendere queste pietre, si dovevano mettere dentro il carrello doveva essere fuori, poi il carrello veniva portato nei forni dove c'era la fusione, perché in un secondo tempo la fusione fu un poco più controllata mediante i pozzi GIL. Pozzi GIL sono dei pozzi brevettati da un ingegnere inglese che per primo li ha brevettati in Sicilia per poi utilizzarli in Inghilterra. Quindi il sistema di lavorazione diventò molto, molto più economico.